La società carnevalesca Centese Toponi inizia ad alzare qualche velo sul carro allegorico dell'edizione 2023 del Carnevale di Cento. Cento Ferrara 10 dicembre 2022, servizio a cura di Marco Raboni per TC100 Web TV online quindicentese.it. La cornice scelta è stata la bella sala della pizzeria discoteca Donkin a Galliera. Alla kermesse hanno partecipato oltre 130 persone, tra i quali ospiti d'onore Tasi, la maschera di Cento, impersonata egregiamente da qualche anno da Emilio Venturi di Cento. Presente anche patron Manservisi della Manservisi Eventi, organizzatrice tecnica del Carnevale di Cento. Sentiamo il suo saluto. Grande società, stupendi topponi, ciò che tentano il triplete, tentate, vuol dire tre volte il titolo. L'unica cosa che posso dire che il carnevale c'è dal 5 febbraio al 5 marzo. Molti stanno lì a parlare, l'ho detto il sabato di maggio, che era in queste le date. Siete stupendi, veramente, grazie. Gran festa e noi ci vediamo in pista in Corso Vercino. Serenità. Questa è la cosa realmente che conta. Le date le abbiamo dette. Allora, dov'è l'uomo che vuole che continui a fare il cretino? Eccolo lì. Allora, vince l'edizione 2023 del Cento Carnevale d'Europa con punti 473 l'associazione carnevalesca Toponi! Ciao ragazzi, buona serata! Poi ancora tanta pizza, tanta musica e tanta allegria fino al momento della scoperta del bozzetto ufficiale. Il compito di scrivere il bozzetto e spiegare come è nata l'idea del carro è affidata al nostro commentatore opinionista locale e esperto di carnevale Nicola Fregni, con alle spalle comunque tanta militanza nella società Toponi per Nicola. Ecco a voi amici, invidia il prossimo tuo come te stesso. Sentiamo quindi Nicola nella sua spiegazione. Bene, bene. Allora, vado là, va bene. Allora niente, arriva quel fatidico momento noioso in cui presentiamo il soggetto del prossimo carro di Carnevale dei Toponi. L'abbiamo chiamato Invidia il prossimo tuo come te stesso. È un carro appunto che parla del tema dell'invidia, che tutti sappiamo cosa sia, ma forse non tutti abbiamo pensato in realtà cosa significhi l'invidia, nel senso che noi di solito invidiamo quello che non possiamo avere, quello a cui noi pensiamo di non poter arrivare, ma in realtà è un sentimento che si ritorce contro noi stessi, perché di fatto ci tagliamo le gambe da soli, come se io dicessi con Annalena: vorrei i tuoi capelli, te li invidio, è perché io so che non avrò mai quei capelli belli come i tuoi. No, è già più facile, guarda. Come abbiamo deciso di spiegare il nostro carro quest'anno con le nostre maschere? Avremo rappresentato l'invidioso. L'invidioso sarà al centro del carro con i suoi occhiali per vedere tutto quello che c'è intorno, tutto quello che lui non ha,
con le parabole sul suo cappello per ascoltare tutto quello che dicono gli altri per poterli invidiare, e che soprattutto guida il suo strumento più infallibile, che è la macchina del fango. Infatti, che cosa fa l'invidioso? Quando qualcosa non lo può raggiungere, allora ricopre di fango, di melma, di angherie, di cattiverie tutti gli altri e tutto ciò che lo circonda. Il nostro invidioso guida questa macchina infernale che ha come carburante, che ha come motore, appunto l'invidia. L'invidia sarà rappresentata come una strega che, come ci aveva spiegato Dante nella Divina Commedia, ha serpenti che escono dalla bocca e che le mordono gli occhi, perché l'invidioso non può usare gli occhi, se no diventa invidioso. Ma quest'anno, oltre che prendere in giro gli invidiosi, ci prendiamo anche il lusso di dare un messaggio di speranza. Ogni tanto lo facciamo anche noi. La speranza qual è? Siccome l'invidia di fatto non c'entra niente con chi è invidiato, ma c'entra con chi è invidioso, cosa sarebbe sufficiente fare? Di fronte a questa pioggia di fango, di fronte a questa sfiducia verso noi stessi che ci vediamo cadere addosso, sarà sufficiente fare cadere la maschera di invidia che tutti portiamo e aprire l'ombrello, perché con l'ombrello aperto non ci può cadere il fango addosso. In quel modo lì possiamo tornare a concentrarci solo su noi stessi, solo su quello che desideriamo, e cercare finalmente di vivere felici. Questo è il soggetto del carro. Adesso, regia, direi che possiamo fare vedere anche il bozzetto. Nel bozzetto abbiamo lasciato un po' di sorprese, nel senso che tutte queste cose noiose che vi ho raccontato io non si vedono tutte quante dal bozzetto, ma le vedrete in piazza, perché poi, insomma, adesso, detta come vuol detta, noi anni e anni fa, forse un po' invidiosi degli altri, lo siamo stati. Però abbiamo imparato ad aprire l'ombrello, soprattutto perché di fango, no? Di melma, ce n'è stata fatta piovere tanta addosso. Ma noi portiamo un po' di pace e di carnevale a tutti. Quest'anno apriremo il nostro ombrello, perché dell'invidia degli altri non ci importa nulla, a noi ci importa solo del nostro desiderio di fare altri 70 anni di carnevale con i topponi. È stato richiesto un brindisi, quindi tutti su coi canici, anche con le bride, va bene lo stesso, abbiamo quelle, insomma, a parte noi, insomma, che siamo le prime, abbiamo lo spumato. No. Allora, intanto volevo un brindisi per il presidente dei Toponi, grande Sergio, dov'è il presidente? Ecco qua. Facciamo il brindisi per i Toponi, per un buon Natale e un buon anno. E poi, aspetta, con calma, sto arrivando, datemi il tempo, insomma, attivo i miei tempi, insomma. E poi, signori, il brindisi più importante, il brindisi per i 70 anni dei Toponi! Poi ancora tanta musica e tanta allegria. A questo proposito sentiamo la Zirudela che in senso goliardico prende in giro le altre società carnevalesche e alcuni aspetti del carnevale. Sentiamo. Il nostro servizio portando al microfono di Marco Raboni il vertice della società, il presidente Sergio Conti, detto il Press, il vice Andrea Tassinari, detto il Tasso, e Nicola Fregni, l'esperto, che ci spiega quali sono le ultime novità
sul carnevale di Cento per l'edizione 2023. Ciao amici, a questo punto noi vi salutiamo, ciao amici, e vi diamo appuntamento per i prossimi servizi sul carnevale di Cento, che ricordiamo avverrà per l'edizione 2023 dal 5 febbraio al 5 marzo. Ciao ciao amici. Bene, amici, siamo qui a Don Chisciotte per una serata speciale. Oggi la blasonata società carnevalesca I Topponi hanno presentato il loro carro, il loro bozzetto per la stagione 2023. Ricordiamo le date, come ha già ricordato anche il fotogramma Service, dal 5 al 5, cioè dal 5 febbraio al 5 marzo, e parliamo delle domeniche. Siamo qua insieme al vicepresidente Tassinari Andrea, detto Il Tasso, a Sergio Contri, detto Press, e Nicola Fregni, che è un soldato, diciamo, un soldato del semplice dei Topponi, ma però è un noto conoscitore del carnevale di Cento, e abbiamo sentito anche le sue opinioni su questo, che adesso andremo anche a sentire. Allora partiamo, come dice all'eredità, da chi è di mano. Partiamo con Tasso. Vabbè, allora. Prima domanda, Presidente, non bisogna parlare. La prima domanda è questa: oggi è una serata speciale, i Topponi sono qua, come sentite, grande musica, grande allegria per presentare la nuova stagione, da una passata stagione di successo. Stiamo cercando di puntare alla terza vittoria consecutiva, per ricordare i Topponi che negli anni 60 lo fecero, e speriamo di riuscire. E infatti negli anni 60, ho guardato un po' la storia dei Topponi, venivano chiamati gli anni degli invincibili, perché fecero degli anni di triplete, anni molto vittoriosi. E noi proviamo quest'anno a dargli un altro colpo, speriamo di divertirci. Ora noi ci proviamo. Come nascono però i vostri carri, le vostre idee? Perché poi in poco tempo bisogna poi svilupparle queste idee. Magari passo la parola a Nicola. Ma le nostre idee nascono da quella che è la nostra forza più grande, costruita in 70 anni di storia, cioè il gruppo. Noi parliamo tanto fra di noi, noi ci confrontiamo tanto, ci sono tante generazioni che si incontrano e che insieme cercano tutti gli anni di portare avanti quello che a noi ci sta a cuore, il carnevale nei suoi ingredienti della satira e dell'allegoria attraverso le sue maschere, e anche quest'anno sarà così. Ecco, una domanda un po' più politica la facciamo al Presidente. Vediamo tanti giovani. Vediamo tanti giovani a questa festa che stanno divertendo, e i giovani si sa che sono la lingua del futuro. Spero dei giovani, loro hanno iniziato, sono volenterosi, speriamo di instradarli per benestare. Grazie, ciao. Ecco. Volevo aggiungere, con Gian Sergio, che quest'anno abbiamo tantissimi giovani, dai 10 anni ai 20 anni, anche 15, che lavorando bene, diciamo, all'interno della società, dando spazio a loro sempre, diamo voce, e credo che questa cosa sia per noi un grandissimo risultato, perché noi ci siamo da 70 anni. E non è, cosa dire, un colpo di fortuna, c'è un lavoro dietro, tanto lavoro dietro. E credere sempre nei giovani, perché hanno sempre sono innovativi, idee nuove. Ecco, però voglio farvi questa domanda, che la voglio fare anche a Nicola, che Nicola, diciamo così, commenta anche il carnevale di Cento anche in altre sedi, quindi è un opinionista, diciamo così, che ha, diciamo così, una storia dietro. Ecco, Nicola, abbiamo visto che ultimamente in Consiglio Comunale sono stati presi delle iniziative per rinnovare il carnevale. Quindi ecco, tu dal tuo osservatorio privilegiato,
come vedi questi cambiamenti? Sono importanti? Vediamo che la Fondazione Teatro entra prepotentemente all'interno del Carnevale. Ecco, perché il Carnevale più o meno ha bisogno poi di ogni tanto di essere rinnovato nella sua struttura. Assolutamente, pienamente d'accordo, Marco. Finalmente l'amministrazione ha compiuto un passaggio del Carnevale di Cento sotto la Fondazione Teatro Borgata. Questo permetterà due cose: di andare a prendere un pochino più di soldi e di contributi, che a noi non fanno schifo, credo neanche a Cento, e soprattutto di tutelare il valore della cultura del Carnevale, perché oltre che essere una bellissima festa, un grande spettacolo, è anche una tradizione importante della nostra comunità. Finalmente la politica sembra aver intuito quale sia la direzione giusta da perseguire, noi ci speriamo tanto, adesso aspettiamo i prossimi passi, le basi sono buone, adesso bisogna badare lì però. Molto bene ragazzi, allora io di solito vengo in campo insieme ai miei ospiti per augurarvi tanti auguri per questa nuova avventura. Arrivo, amici, perché non posso farlo. Tanti auguri ai Topponi e al loro nuovo carro per questa nuova edizione 2023. Invidia il tuo prossimo. Vai, vai. Come te stesso. Ecco,